Al via l'edizione 2024 del Festival d'Annunziano a Pescara fino all'8 settembre, nel segno delle ricorrenze, i 100 anni del Circolo Canottieri, quelli della Coppa Acerbo, della scomparsa di Giacomo Puccini e di Eleonora Duse, un evento voluto fortemente dal presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e sostenuto dalla Giunta regionale, dal Comune di Pescara e dalla Fondazione Crea. Protagonisti con la direzione artistica di Giordano Bruno Guerri, personaggi di prestigio del mondo della cultura, dello spettacolo e del teatro per oltre 40 eventi. Stefano De Martino, Luca Ward, Giancarlo Giannini, Edoardo Siravo, Federico Palmaroli Osho, Anna Foglietta e poi giornalisti Porro, Vespa, ma ad aprire la rassegna un appuntamento di assoluto prestigio. L'annuncio dell'arrivo prossimo di una grande biblioteca esclusivamente dedicata alle opere di Gabriele D'Annunzio, a quel periodo storico che nel centro-sud non ha riferimenti e non ha eguali. Questo è avvenuto grazie all'opera del professor Guerri, del Vittoriale degli Italiani, che ha acquistato la più grande collezione su Gabriele D'Annunzio, la più grande collezione privata, e la Regione Abruzzo ne ha acquistata una parte, tra l'altro, tra virgolette, risparmiando moltissimo. Se pressoché tutti gli eventi sono all'ingresso gratuito, è perché la regione e anche il comune e anche alcuni sponsor hanno fatto la scelta di puntare anche su questo festival come su altri grandi eventi. Un collezionista che era il signor Paglieri, quello della Felce Azzurra, è stata una trattativa lunga e difficile, ma alla fine il Vittoriale ha ottenuto dei documenti inediti, oltre 1.000 lettere che ci interessavano molto, e la Regione Abruzzo ha avuto 15.000 libri, oltre a una quantità di documenti importante pure, che il Vittoriale integrerà con altre cose, in modo che finalmente in Abruzzo e a Pescara nascerà la più importante biblioteca d'annunziana che ci sia in Italia.